La Bassa Bresciana è stata purtroppo toccata anch'essa da un consumo di suolo esagerato negli ultimi 15-20 anni, quindi non si discosta da un trend assolutamente negativo sia a livello nazionale ma in particolare nelle regioni del nord. Penso che siano sotto gli occhi di tutti le realizzazioni che sono state fatte negli ultimi anni, a certe realizzazioni molto grandi che sono vuote dopo pochissimi anni e ricordo che noi negli ultimi anni ci siamo impegnati al massimo per cercare di far capire alle amministrazioni che questa strada era già vecchia 10 anni fa, quella di inserire, di continuare a inserire aree fabbricabili a destinazione sia residenziale che produttiva, commerciale e terziaria, senza pensare che il tipo di economia che doveva essere perseguito era un'economia sostenibile, non un'economia insostenibile basata sulla costruzione, sul cemento e sul consumo di suolo. E il rapporto ISPRA però 2016 comunque parla chiaro, il consumo di suolo in realtà è aumentato, ma com'è possibile secondo lei a fronte di una crisi economica che ha colpito anche il sistema edilizio? Attenzione, il settore edilizio è in crisi da almeno 10 anni e noi crediamo che in molte aree della Lombardia non stia avvenendo un consumo di suolo ai ritmi che ci sono stati negli ultimi anni. Ma la tendenza verso la quale noi dobbiamo andare è quella del restauro e risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e in generale una manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio in generale, quindi territorio costruito, edificato, urbanizzato e territorio agricolo, in maniera da creare posti di lavoro qualificato e occupazione per le nostre imprese, quindi nel settore edilizio in particolare per le centinaia di piccole imprese, quindi perché l'edilizia nella nostra zona è fatta di questo tessuto, e quindi dare linfa ed ossigeno per queste migliaia di interventi piccoli e medi ed abbandonare ovviamente la strada delle grandi lottizzazioni. Noi auspichiamo per finire che non si debba più andare avanti con questi PGT sovradimensionati, anzi auspichiamo che nei prossimi anni ci sia davvero un taglio netto di tutte le espansioni previste attualmente nei piani di governo del territorio e andare appunto nella direzione cui accennavo poc'anzi.